La regione è vicina alle Pro Loco e ai ragazzi anche per iniziative come questa bellissima festa di carnevale. Certo, perché la gioia, l'allegria, i grandi e i piccini che lavorano insieme, le scuole che lavorano per preparare anche lavorando ovviamente sui contenuti dei travestimenti, e qui il cibo e tutte le connessioni che hanno a che fare con il cibo, una bellissima festa. Come si può, la regione è con i comuni, perché si crea coesione sociale e si ravviva anche un po' il territorio. Diciamo una manifestazione che ci vede assieme per organizzare una cosa dedicata alle scuole del nostro territorio, sia materne che primarie, e che davvero ha modo di avere tutti in piazza una giornata di divertimento assieme. Come comune noi vogliamo ringraziare l'assessore Pippa Rossetti della sua presenza qui oggi, perché vuol testimoniare non solo la vicinanza della regione ma anche, come dire, un'antica amicizia che ci lega da tempo, ma un'attenzione particolare al territorio in momenti anche così difficili, e credo che anche un momento di gioia possa essere un'occasione per trovarsi e non soltanto piangersi addosso ma pensare proprio a guardare al futuro, e con i ragazzi questo è il momento migliore per poterlo fare. Sono contentissima, non ci credevo, perché l'abbiamo dovuta spostare da sabato scorso ad oggi. I bambini hanno lavorato un sacco nelle scuole, negli asili, perché ci tengono ad essere un buon gruppo, e questa è la cosa che ci piace di più, presentarci come gruppi e quindi come gruppi di persone che lavorano insieme, e noi crediamo in questa cosa.